questa puntata vedremo. Gianni Raciti trionfa al Mini PT Grand Final di Campioni d'Italia. Day 1B e PT Campione d'Italia. Conclusa la seconda edizione del Malta Poker Dream. Un guasto alla Sogei blocca il poker online. Ben ritrovati in questa nuova edizione di Line On Air, lo spazio dedicato alle news sul poker. Partiamo subito con la prima notizia che riguarda la chiusura del torneo Mini PT Grand Final che si è giocato a Campione d'Italia. Si è infatti appena concluso e si è svolto nel maestoso casino municipale di Campione d'Italia con il trionfo di Gianni Raciti che alza al cielo una picca del valore di 46.000 franchi. Runner up della kermesse, la bellissima Giorgia Tapet che dopo aver giocato un torneo eccezionale è costretta ad arrendersi alla coppia di assi del suo avversario. Sempre a Campione d'Italia è in corso per la prima volta nella città svizzera l'EPT. 570 sono i players iscritti per un field di tutto rispetto che vede tavoli, campioni affermati e talenti promettenti. Dopo il D1B, 325 sono i players che approdano alla fase successiva, tra cui Andrea Benelli, Stefano De Monti, che seguono a ruota il chip leader Nicolas Couty. In gioco anche Patrick Antonius, Bernard Grospellier e Rupert Eldert. Ancora Poker Live, infatti si è appena conclusa la seconda edizione del Malta Poker Dream che ha registrato ben 408 players ai nastri di partenza. Grande protagonista del torneo Vincenzo Messina che ha conteso la vittoria a grandi campioni più accreditati di lui come Mustafa Kanit, Carla Solinas e Daniele Amatruda, salendo così sul gradino più alto del podio che vale una moneta di 30.000 euro ed una sponsorizzazione targata BetPro. Un heads up contro Simone Aiello, durato appena due mani, e gli regala una grande soddisfazione. Il poker online ha vissuto momenti di tensione nelle ultime ore a causa di un guasto alla Sogei, azienda leader che gestisce per conto dei monopoli di Stato i sistemi di controllo giochi, consentendo la verifica degli adempimenti dei concessionari e costituendo garanzia della massima trasparenza e regolarità per l'utente finale. Per qualche ora non è stato possibile alcuna operazione nel circuito online ed ora che l'azienda ha ripristinato i collegamenti si provvederà al riaccredito delle somme bloccate o degli importi scalati in seguito alle iscrizioni effettuate prima del blocco. All-in on Air termina qui, noi ringraziamo la nostra redazione per le news e vi diamo appuntamento a domani.